Amici, ben ritrovati sulle frequenze di Piana TV. Questa sera per me è una serata particolare. Vi spiegherò subito il perché. Perché innanzitutto mi sono messo la giacca, l'avete capito? Perché il nostro salotto questa sera è tinto di rosa e potremmo anche spegnere le nostre luci perché la persona che vi vado a presentare è di una solarità immensa. Avremo modo di conoscerla man mano che andremo avanti con lo spettacolo. Intanto io ve lo voglio presentare. Lei si chiama Ketty Sanò. Buonasera e benvenuta qui con noi a Piana TV. Buonasera, grazie. Io ho tante cose da chiedere, ma lo faremo più in là. Io sono emozionato, ragazzi, mi sembra strano, sono emozionato, perché so che lei è un personaggio abbastanza conosciuto. E veramente, come l'ho già detto, per me è un piacere averla qua, però voglio subito farla cantare, così l'emozione non le passa a lei, ma mi passa a me questa sera. Ok, abbiamo preparato già una scaletta. La prima canzone è di Lucio Battisti, Sì. bellissima, meravigliosa, Il mio canto libero. Mio canto Perciò lei è libero, sì. libera di iniziare quando vuole, quando la nostra regia ci manda alla base. Prego, se si vuole accomodare. Della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offrendo da noi, è limpida l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi, la veste dei fantasmi del passato cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te. Dolce compagno che non sai dove andare ma sai che ovunque andrai tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Oh, coperte dalle rose selvatiche rivivono, ci chiamano boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano. We'll be right back.
emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo, lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore. In questo ho visto la scaletta che lei ha preparato. Ha preparato una canzone di Mina, la prossima, Amor mio, è uno dei classici di Mina, tante canzoni belle, però io la sento un pochettino dappertutto, perché vuol dire che è molto ascoltata, piace a tutti. Io avrei preferito, però me lo deve promettere, voglio ascoltare da lei ancora di Mina, se non in questa circostanza, avremo modo, perché sono sicuro che la farà in modo stupendo. Intanto, se la regia è pronta, ci può... anzi, volevo chiedere, è giusto incominciare a conoscerla pure, lei dove abita, o di dove è meglio dire, ecco, dove è nata, dove abita o dove vive tuttora? Dobbiamo far conoscere agli amici... Io vivo a Gioia Tauro. Sì, ho un'associazione di cui sono la presidente, che si occupa proprio di arte, spettacolo, musica, tutto quello. Ne parleremo dettagliatamente più in là. Sì. Lei è nata, vive a Gioia Tauro. Vivo a Gioia Tauro. Poi dove adesso, è nata, sì. Non poco importa. Sì. Allora, vedo che mi fanno cenno che la base è pronta, se vuole Nina. Tu non tremerai, non tremerai, amor mio, basto io, na 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 na. No, tu non tremerai. Gabbiano sul mare leggero che va,
sono felice se la paura non ha. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso, tanto felice che sembra che sia il paradiso. Adesso tu ridi, il fuoco si è acceso. Tu non tremerai, non tremerai, amor mio, basta io, grandi braccia e grandi mani avrò per te, stretto al mio seno freddo non avrai, no tu non tremerai, non tremerai. Vive Gioia Tauro, naturalmente Gioia Tauro, lei si occupa di tante cose, musica in particolare, so che dirige anche un coro polifonico. Polifonico. Cattedrale. Nella chiesa di San Francesco di Paola. Sì. Naturalmente, essendo la direttrice, insegna anche canto. Canto, pianoforte e chitarra. Addirittura, ecco, vede. Non mi sono aggiornato bene. Lei è un factotum, un tuttofare. Diciamo però dopo la prossima domanda le devo fare, perché lei si occupa gli piace la letteratura, però ne parliamo la prossima domanda che le farò dopo, il brano che andrà a cantarci, che questo, Lara Fabian. È un italo-francese lei, la ragazza, com'è? Italo francese Lara Fabian, sì. La canzone è Adagio, sarebbe Adagio in Do minore, è bellissima anche questa. Io ho avuto il piacere di ascoltarla dal vivo cantata da lei, ma questa sera voglio restare a bocca aperta sentendola cantare. Speriamo. Da che te sanò. Speriamo. Prego. Grazie. Troverò ad altro.
so che dire. Io faccio un applauso sicuramente a tutti i nostri amici mentre vedono l'esibizione di questo brano. Sono tutte belle, ma questo è in modo eccezionale. Questo dovrebbe essere, tra parentesi, un programma Talenti alla ribalta, ma io me ne vado. Qui non c'è nessun talento da portare. Qui ancora non mi è passata l'emozione, signora. No, veramente. No. E meno male sono abituato, diciamo sì, a dialogare e chiacchierare, va bene. E mi sono anche emozionato nell'ascoltare la canzone. Ho visto quell'acuto, è un'ottava, si fa l'ottava, giusto? Lei è un soprano. Io non è che sia un musicista, però diciamo sì, un po' di esperienza. Mi sembra fare l'ottava, pochi riescono a fare l'ottava. Antonella Ruggero lo faceva, Mino Raitano. Non so se lei mi può suggerire qualche altro artista. Sì, infatti, ce ne sono pochi. Anche di Mattia Bazzani, sì, ma difatti Antonella Ruggero per me è il massimo. Allora, prendo una piccola parentesi. Un amico mi ha detto che quando lui selezionava le canzoni, aveva un gruppo musicale, quando lui selezionava le ragazze per vedere se le ragazze erano brave, gli faceva cantare Vacanze Romane. Dice, io con l'esecuzione di questo brano capivo se il personaggio che avevo davanti... La prossima volta te la faccio. Ok. Sono due allora. Ecco. Teniamo... Ok, terrò a mente. Allora, no, abbiamo parlato troppo, possiamo andare subito. Allora, Modugno, anche questo. Tu sei una cosa grande, meravigliosa, canzone meravigliosa. Questa fa parte del CD. Ne parliamo dopo del CD, un po' alla volta. Sì, una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, me ne mora così, guardando a te. Vorria sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu te senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? Cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ho già avuto mai, non pena così, a così grande. Così grande.
ecco perché mi domandavo, ma questa base non... Allora, abbiamo parlato prima che lei è appassionata di tante cose, abbiamo parlato di letteratura. Sì. Ho visto in rete, stamattina ho fatto piccole ricerche, in modo particolare delle letture. Dico qualcosa che ho visto, Il nome della rosa, di Umberto Eco, mi sembra, poi Odissea di Omero, poi Anna Karenina di... Anna Karenina è la scrittrice. Eh? Anna Karenina. Anna Karenina, sì, sì. Sì. Io vado a memoria. Posso che si occupa anche di altre, a livello di letteratura, altre cose, psicologia, cos'altro? Filosofia. Tutto quello che il pensiero umano mi incuriosisce, mi appassiona, perché è il motore che ci ha portato ai giorni nostri comunque. Per cui andare indietro nel tempo e riuscire a capire che già millenni fa avevano un pensiero talmente evoluto, che ancora oggi ne facciamo uso di quei pensieri, talmente profondi, talmente veri. Certo è che vedere il mondo come sta risolvendo un pochino mi dispiace, perché ci si sta allontanando dalla vera vita, dai veri valori, da quello che è veramente i veri valori. Sì. Più si va nella modernizzazione e più si perdono i valori. È vero. La tecnologia, per quanto ci ha portato avanti, abbiamo fatto molti passi, più indietro che in avanti. È vero. È un piacere non solamente sentirla cantare, anche sentirla parlare, perché vedo che è molto preparata d'altronde. Io ho nel tempo che il nostro regista prepara la prossima canzone, che è di Mattia Bazar, Messaggio d'amore, voglio ricordare che chi volesse interagire con noi lo può fare tranquillamente tramite posta elettronica e su pianatv@libero.it. Può trovare qualcosa su YouTube, perché noi pubblichiamo quello che va in rete in televisione, poi va anche in rete. Naturalmente potete telefonare e allo studio al numero telefonico 0966 091023, oppure direttamente al mio numero di cellulare, che io sono Peppo Cello, penso che ormai comincio a farmi conoscere in giro. Il mio numero telefonico è 338-3871-797. Ho parlato tanto, tutto d'un fiato. Allora, la prossima cosa, abbiamo detto che è di Mattia Bazar, io sono pronto. Messaggio. Se la regia è pronta, messaggio d'amore. Che forse l'errore non sei stato tu, e con tutta la forza che ho dentro ti voglio di più. Ho ascoltato il rumore e il silenzio parlare nel campo, ho sognato il tuo viso e i tuoi occhi, sorridermi. Quanta nostalgia tu. Mai non ti ho avuto mai, in fondo mai. Dolce amore mio, sensibile, credimi, mai, proprio mai
piace dire sempre complimenti, ma mi devo ripetere. Allora, la prossima canzone, anche questa è una canzone bellissima, Celine Dion, il titolo è All By Myself, io l'inglese non lo mastico, nemmeno l'italiano a dire la verità, però un arranciolio come si suol dire. Arrangiamoci un po'. Volevo chiedere, perché ho visto stamattina, che giusto come navigavo, molto religiosa, molto credente, c'è qualche, diciamo così, come potrei dire, un motivo particolare, perché bene o male siamo tutti credenti, no? Diciamo noi cattolici, però ho visto delle foto stamattina in rete particolari. C'è un motivo particolare che la spinge forse più di quello che sono io, di quello che siamo la massa. I motivi sono molti. Ah, sono molti, vedi. Cerco di trasmetterlo agli altri, questo credere in Dio, perché comunque importante. Adesso pure Zichichi, sì, lo scienziato, che ho conosciuto, a uno dei miei quadri, gli ho donato uno dei miei quadri, anche a Papa Wojtyla l'ho donato, a Susanna Agnelli l'ho donato, per cui le mie tele, insomma. Ecco, anche lui mi disse all'epoca, come io cerco nella scienza Dio, tu lo trovi e lo cerchi nell'arte, e sicuramente lo troverai, perché vai molto a fondo nelle cose. Vedo. Allora, io faccio una premessa, perché lei mi è testimone, e più di lei mi è testimone Dio. Noi ci siamo incontrati 10 minuti prima di andare in onda. Sì. E io quello che gli appunti che ho preso, li ho presi così su YouTube e su la pagina Facebook. No, perciò io qualche volta forse faccio delle domande che forse non dovrei nemmeno fare. Ma siccome non sono state preparate, io sono quello che sono, e giustamente la signora Chietti mi sta rispondendo, forse perché io avevo intuito quelle che sono le cose. Allora, andiamo con la canzone di Celine Dion. Andiamo. Ci siamo? When I was young, I never needed anyone. I make love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I know.
Dire complimenti perché non mi voglio ripetere, dico bravissima, non voglio dire complimenti perché dico sempre bravissima, veramente. Facciamo ancora due chiacchiere. So che lei dirige un coro polifonico, io ho visto in rete la direzione, un concerto di polifonico per beneficenza. A Oppido Mamertina, mi sembra. Più di uno, Oppido. Ah, più di uno. Beh, io ho letto, sì. Oppido Mamertina, chiesa del Calvario. Sì, ecco. Oppido. Ci volevi dire qualcosa in proposito? Sì, ho portato due cori, uno di bambini e l'altro di adulti, sempre polifonico. E poi abbiamo fatto anche un concerto a Maria dove hanno partecipato vari cori polifonici della Piana. Abbiamo fatto una raccolta di beneficenza anche lì. Insomma, mi spendo per il sociale. Ecco. Cioè, è bellissimo, questo le dà merito e onore per quello che la sua solarità, quello che dicevo. Grazie. Inizialmente. La prossima canzone è anche questa, è una canzone tosta, posso superare questo aggettivo, non so se è un aggettivo. Storie, Anna Ox. Ma avete trovato poi ci sarà ancora. Non lo dico, non voglio romperla. Allora, se la regia è pronta possiamo ascoltare Storie di Anna Ox. Giochi duri di desideri finiti.
litigiare e con la rabbia del mio dolore canto la nostalgia di chi ha commesso lo stesso errore. Quante storie da dividere con chi ha perso come me, con chi sa amare davvero scritte a metà. Giorni da ricordare, pagine piene di fantasia, notti da farsi male, è stata questa la storia mia. E strappo i fogli del mio passato, ma non li getto via, per non scordare quello che ho dato. Quanta storia da dividere, con chi ha perso come me, con chi si sente tradito. Anche storie di Anna Oks. Se io dico una frase, voglio sentire la risposta. Chi fermerà la musica? Nessuno mai. Nessuno mai. Nessuno mai. Nessuno mai. Anche perché io faccio parte dell'organizzazione, della trasmissione Chi fermerà la musica, che va su un'altra emittente, sì. E cerchiamo proprio dei talenti che altrimenti, come fate voi, sì, sì, sì. Comunque un po' nascosti anche agli occhi dei propri compaesani. Compaesani, sì, e questa è una cosa bellissima, perché comunque date spazio, certo, voi editori, a chi altrimenti non avrebbe voce, perché ormai nelle televisioni abbiamo l'idea che tutto sia 20 anni e quando invece poi ne hanno 30 arrivano i guai, perché poi chi prende l'esaurimento, chi qua, chi là. Invece noi vogliamo mettere in risalto che oltre una certa età si canta lo stesso, non è che si finisce di cantare. Ma io quello che dico sempre durante le trasmissioni è che non soltanto il talento non è solamente cantare, ma anche recitare una poesia, che so, raccontare delle barzellette, riuscire a tenere armonia in una comitiva. Tante volte uno è un musone, però avrebbe le capacità di far
gioire le persone, ma non lo fa perché si intimidisce. La televisione è uno strumento che può farti diciamo così, saltare quel fosso che sembra largo, insopportabile da fare con un passo normale. E allora noi, l'invito che noi facciamo appunto è di cercate di mettervi in contatto con noi, lo dirò ancora dopo, l'ho detto prima, lo farò tra poco, mettervi in contatto con noi con le varie possibilità che vi diamo e a noi farà un immenso piacere potervi avere come ospiti qua nei nostri studi. La prossima canzone. Giorgia, di Sole e di Azzurro. Questo mi sembra che ha vinto il Festival di Sanremo, se non vado. Sì, non mi ricordo l'anno. 96-97, qualcosa del genere. Vabbè, comunque. Non mi posso dire. La canzone è bellissima. Ci ha fatti. Ho scelto canzoni che siano di buoni propositi. Proposto. Ecco, ho fatto una scaletta proprio per dare un po' di respiro a questo periodo un pochino così cupo. E allora. Non potevo scegliere di meglio. Di Giorgia, di Sole e d'Azzurro. Io ci sarò come una musica.
Giorgia. Avevo fatto una domanda, però è superflua, non gliela faccio. Volevo chiedere, ma che tipo di musica le piace? Ma era una domanda banale questa, no? Difatti, facevo questo discorso l'altro giorno, eravamo, non ricordo dove, in una festa di paese, e si parlava, questa signora diceva, sai, questa musica così, guarda, la musica è musica comunque, perché è una poesia con il linguaggio universale. Quando io parlo in italiano ed esprimo una poesia, mi capisce l'italiano, certo, o chi conosce la lingua. Giusto. Quando si suona uno strumento, la musica è universale, l'ascoltano tutti nello stesso modo. Poi ognuno la elabora. Questa è filosofia. La elabora, capito? Certo. E allora viene fuori, suscita un'azione catartica, e allora il brutto, il male, lo dicevano gli antichi greci, che usavano la musica proprio per questo, come azione catartica, per far venire fuori tutto quello che era male. Infatti oggi con la musicoterapia hanno capito che effettivamente studiando musica, facendo musica, allora si può arrivare a dei livelli. Io ho avuto ragazzi con gravi problemi che sono guariti attraverso, impegnandosi a imparare uno strumento musicale, hanno buttato le medicine, per cui meditate. Io l'ho detto recentemente, una mia frase, penso che sia, perché io non l'ho sentita da nessuno, ho detto e continuo a dirlo, chi chiama la musica non può essere di animo cattivo. Io l'ho detto, dice, ma ti ripeti, dice sempre, no. No, però visto che l'argomento è tosto interessante, io condivido appieno. Perché comunque noi siamo onde sonore, per cui quando ogni si ascolta il nostro movimento è una vibrazione. Emana vibrazioni, e la musica, siccome sono vibrazioni che si espandono tramite le molecole d'aria nell'aria, le molecole d'acqua, quando ci investono queste vibrazioni, se sono più o meno come le nostre, allora sentiamo piacere, ci trasmette pace, serenità, mentre quando quelle sono in contrasto con le nostre onde, allora abbiamo una sensazione sgradevole nel sentire quel genere di musica, che è meglio non ascoltare quando si hanno queste sensazioni, perché fa male. Io pensavo che fosse una domanda banale, invece non lo è stata. Scientificamente parlando. Sono contento di aver, di aver azzeccato anche. La prossima canzone, Gianna Nannini, wow. Sei nell'anima. Sei già nell'anima. La musica ce l'abbiamo nell'anima. Sì. Yeah.
falso e inutile. Capirai. Lascio andare i giorni tra certezze e sbagli e una strada stretta e stretta fino a te. Allora, io stamattina, quando ci siamo sentiti per telefono, abbiamo commentato qualcosa che abbiamo condiviso su Facebook. È giusto? Facebook, se si adopera bene, eccezionale, eccezionale. Io ho condiviso quello che lei ha pubblicato, un cagnolino che cercava di animare dei pesci che erano... Questo perché, la domanda, ama molto gli animali? Tantissimo. Sono convinta che noi dagli animali abbiamo ancora tanto da imparare, quelle ma scene, molto. Quelle scene cioè, come fa un cagnolino a capire che il pesce ha bisogno dell'acqua? E col muso cercava, cercava di animarlo, di non mi dire il pesce, perché è qualcosa che va oltre. Noi umani, che comunque abbiamo il dono della razionalità, rispetto a loro crediamo di averlo, puntualizziamo, crediamo di averlo. Io sono convinta che loro ne hanno molto più di noi, e il loro linguaggio noi dovremmo imparare a capirlo. Secondo me su questo si dovrebbe studiare, imparare a capire il linguaggio degli animali, perché loro hanno dei sensi che noi non abbiamo, tipo l'udito, e il linguaggio è come l'udito. Capito? Dovremmo volare. Ma io non credo, volare non mi piace tanto. No, cioè, io volevo associarmi, non sono riuscito a coniugare volare per dire il volo che è il gruppo della prossima canzone, che sì, è Grande Amore, che andiamo ad ascoltare. Questa canzone spiega proprio come un amore può trasformare la vita. È un amore che non può essere, cioè non deve essere per forza di cose tra due esseri umani. No, sicuramente. L'amore in sé, l'amore per una qualsiasi tipo di arte, di cosa, di animali, insomma, certo, di una passione, no? Quell'amore ci porta sempre in avanti. E io spero che tutte le persone abbiano sempre un punto davanti da raggiungere. Quello ti fa andare avanti nella vita, altrimenti no. L'ascoltiamo? Grande amore. Grande amore. Il volo.
chiudo gli occhi e penso a lui, il profumo dolce della pelle sua e una voce dentro che mi fa portando dove nasce il sole. Sole sono le parole e se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Respiro dei giorni miei d'amore, dimmi che sai, che solo me sceglierai, ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Maledette notti perse a non dormire, altre a far l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore, dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Che sei il mio unico grande amore. La mia curiosità è stata soddisfatta appieno, veramente. Abbiamo parlato di tante cose che la signora Chetti Sanò fa, però ci sono ancora due cose. Lei è una pittrice, scultrice e maestra d'arte. Ci vuole dire quello, mentre lei parla, però la nostra camera, perché lei mi ha dato un opuscolo qua, no? Qui ci sono, io l'ho appena aperto, ci sono dei disegni. No, sono delle tele, ecco, olio su tela, sì, che hanno fatto il giro del mondo, sono state in America, in Spagna, in Francia, insomma un po' dappertutto. Ho fatto molte mostre, anche se un pochino adesso mi sono fermata, ma non perché ho deciso così. E questa è anche la copertina del mio CD. Sì, poi ne parliamo nella prossima pausa. Ci sono, io non è che sia un intenditore, però vedo che... Allora, questo è uno, questo opuscolo, libretto, è come un si chiama? Opuscolo. Un opuscolo, non è naturalmente, non è in vendita, è solamente, diciamo... No, se vogliono vedere le opere vengono a casa. Ecco, questo volevo dire, gioia, no? Sì. Lei ha la possibilità, chi sì, vuole, sì, chi è interessato, l'atelier, diciamo, sì, a Gioia Tauro, ecco, sì, si può tranquillamente...
chiedere, che sennò sicuramente la conosceranno tutti quanti, no? Va bene, siamo quasi arrivati alla fine, ci sono ancora un paio di canzoni, la prossima mi sembra che sia di Loredana Bertè. Può essere. Loredana Bertè, okay. Dedicato. Ho voluto fare un omaggio anche alla nostra Calabria, come no, ci mancherebbe, non purtroppo non, ci manca la mia, la sorella. La volevo mettere, però non sapevo se, siccome era troppo triste, non ci stava col mio messaggio positivo. La prossima volta però, e sono a tre. Io me la ricordo quando ancora andavo come Mimì Bertè, il Madone. Venne a Gioia Tauro, io ero piccina, venne a fare un concerto, me la ricordo come fosse ieri. Era un uragano sul palco, un animale da palco. Molto bello. Allora, ascoltiamoci, dedicato. Loredana, e la dedico a tutti, il pubblico di questa televisione. Grazie, io ringrazio a nome di tutti i nostri telespettatori. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, ed anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo e non si vede più, a chi non ha uno specchio, e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Trovata mai alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e da chi sta nei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. A chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più. Dedicato a chi capisce, quando il gioco finisce non si butta giù. Ai miei pensieri, a come ero ieri ed anche per me. E questo schifo di canzone mica finire qui, manca giusto un'emozione dedicata all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri ed anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri ed anche per me. Che l'emozione incominciava a passarmi, siamo arrivati alla fine, dico purtroppo alla fine. Allora, poi faccio il ringraziamento, però prima, ecco, si parlava prima di un CD, e lei ha fatto un CD dal titolo Napoli e io, e non so se la nostra Cristina riesce, la luce, ecco qua.
ecco qua c'è il problema della luce, l'abbiamo risolto. Allora, questo naturalmente nemmeno questo è in vendita, no. Però le canzoni che sono state incise sono in rete, su YouTube. Fruibili, cioè, chi vuole ascoltarle, qualcuno l'abbiamo già ascoltato, come Tu sei una cosa grande. Posso toglierlo, ok? Tu sei una cosa grande. All'interno c'è Anima e Core, una voce, una chitarra, poche luna. Modificata in un modo particolare. Sicuramente arrangiamenti personalizzati, sì, ecco, sì, va bene. Non dico gli altri titoli, lascio a loro la sorpresa di ascoltarla, ok? Bene. Allora, a questo punto la prossima canzone, che purtroppo dicevo, è l'ultima, siamo ritornati a Patti Bravo, Se perdo te. Sì. E noi purtroppo la dobbiamo perdere momentaneamente. Io non devo fare altro che ringraziare per la sua gentilissima partecipazione, la sua presenza veramente ha reso di rosa questo nostro studio. La invito quando lei vuole e faccia finta di essere a casa sua, per grazie. Noi sarà un piacere. Lei, e se eventualmente potrà portarci degli altri ospiti per noi, con immenso piacere. Mi impegnerò. Perciò l'ho ringraziato, lo rifaccio ancora, però devo anche ringraziare la nostra cameraman Cristina Cavallaro, l'altro cameraman Salvatore Ferrera, il nostro assistente di studio e infine, non perché è l'ultimo, ma lui è il primo, il nostro editore, nonché regista, Michele Cavallaro. Da parte mia, Peppo Cello, do un arrivederci alle prossime trasmissioni, nuovamente ringraziando la gentilissima Chietti Sanò, e alla prossima. Buona serata, buona continuazione. La canzone l'abbiamo detta, Patti Bravo, Se perdo te. Farò di questo amore.
voglio dare in testa a chi non mi va, sì, 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 a quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fan ballare.